Amici di Cagliari Live Magazine e Cagliari Live TV, ben trovati. Ogni tanto ci facciamo rivedere. Anzi, a proposito di rivedere, per presentarvi l'amica che è qua oggi con noi, guardatevi questo. Oh, sentite, detto, sei una nonna strepitosa, Concettina, una forza della natura, ci canta, nessuno ne può giudicare. Vai, musica maestro! La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno ti può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio. Chi lo sa perché? Ma dimmi tu che cosa ha combinato Concetta Grigoli. Benvenuta sul nostro canale televisivo e benvenuta con me qua all'intervista. Grazie. Grazie a te, Concetta. Allora, ti stavamo guardando in Rai prima di fare tutto un discorso. Ok. Com'è stato quell'esperienza in Rai? Com'è stata? È una cosa bellissima. Ho partecipato anche alla corrida di Carlo Conti e mi hanno fatto tanti complimenti. Poi adesso vado anche a cantare, mi piace cantare, vado nei locali, nei ristoranti, vado ogni tanto vado anche da Mancuso Luciano, da Filippo. Sicché mi trovo così bene, mi trovo in questi ristoranti, nei locali, eccetera, eccetera. Adesso io sabato dovrei partecipare in diretta a Tale Quale Show da Carlo Conti. Siete d'accordo? Siete contenti? Che bello, a me mi piace tanto. Speriamo che vada tutto Allora, bene. siamo contentissimi, Conci, però tu mi devi un po' raccontare come nasce la tua passione per il canto, per l'arte. Insomma, mi piace cantare, Ma quello, fin mi da metto. bambina, fin... quando è che hai E scoperto? da ragazza mi è piaciuto sempre cantare, cantavo sempre, anche quando andavo a scuola. Tutti mi dicevano, oh Conci, ma sempre cantando sei? No, sì, sono sempre cantando, mi piace cantare. Fino a tuttora vado sempre a cantare, mi chiamano anche nei locali. Anche quando c'è qualche festa mi chiamano, Perché ormai, solo avendo già se fatto ormai sanno la che corrida di Carlo Conti, ormai sei un volto certo. conosciuto. Poi ho cantato anche a Sassari, ho cantato anche a Villa Siminusu, ho cantato anche, tanto mi conoscono già tutti ormai, che sono E adesso ti una conosceranno brava ancora di artista, più. una brava cantante. Ok. Però tu non hai mai studiato canto, sei No, no, autodidatta. mai, mai. E l'ho preso tramite dei fogli, mi sono scritta le canzoni. E allora da lì io leggevo i fogli e mi mettevo a cantare. Allora, non si chiede mai ad una donna, però Certo. te lo devo chiedere, quanti anni hai, Concetta? E io ho 66. Credo che Concetta sia... Come l'anno scorso vi abbiamo ripresentato il nostro Don Antonio, credo che Concetta sia un ulteriore esempio per il quale il concetto di non esiste età per la musica credo che sia proprio il più chiaro del mondo, perché Certo. comunque tu mi dici, Conci, ok, faccio Rai, adesso devo fare di nuovo Rai. Io comunque vado a cantare nei locali, Certo, cioè certo. la bellezza della musica. Poi avevo fatto anche una richiesta anche a Grande Fratello VIP,
Ho visto che ancora non mi hanno chiamato. Ma mi sa che noi non siamo abbastanza VIP, Ok. Conci. Mi sa che è quello, Anche avanti un altro, lo Allora, ti stesso. devi mettere su Instagram Avanti e un fare altro anche. l'influencer, così almeno diventiamo VIP, perché ormai si fa così. Ok. Siamo proprio bravissimi. Allora, che canzoni ti piace cantare? Allora. Quali sono le tue canzoni preferite? Allora, io canto di più Rose Rosse di Massimo Ranieri, Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli, poi La prima cosa bella, e poi anche altre canzoni, Tutte canzoni molto aggressive, La bambola di Patti, di Patti bravo, Pravo. e canto ad ogni tipo di canzone, e li so anche a memoria, sono... Perché ti eserciti comunque sia Non so se mi hai visto anche cantare te, Certo che che ti ho io visto. canto anche senza guardare in televisione. Poi mi hanno fatto sempre complimenti, anche nei locali, in tutti i posti. Anche Luciano, Mancuso Luciano, questo è uno che fa il karaoke a un grande ristorante a Utta. Invece da Filippo adesso ho aperto un locale grandissimo, mi piace tanto e vado anche da Filippo. Salutiamo il nostro amico Filippo Serra, Filippo Emanuele. Filippo Serra e Emanuele, brava. E sicché adesso E ci adesso vediamo sei ci vediamo emozionata? sabato E che sono in adesso che cosa deve diretta. succedere? Che cosa deve succedere? Non lo so, sono un po'... Vai da sola lì, vieni accompagnata. Come No, vado sola, funzionano? Cioè, tu vado. prendi a parte a Roma, così. Beh, mi accompagnano qualcuno Ah. perché mi accompagnano, capito? Perché io sola. E poi lì negli studi? Grandi complimenti mi fanno. Perché io, sa cos'è? Perché mi chiamano la reginetta, la regina dell'Inghilterra, perché io mi Perché metto tu la ti dici corona. sempre con la corona, Eh sì. sì, adesso mi vedrai anche sabato con la corona, il vestito strascico. E me lo danno. Non so se ci siamo Comunque capiti, io ogni voglio volta che vado dire. nei ristoranti io mi metto sempre il vestito strascico per cantare. Ti piacciono gli abiti così? Sì, mi piacciono tanti. Ne ho una decina, ne ho. Vestiti, uno cambia uno da una parte all'altra. E alla Rai non ci sono gli stilisti che ti vestono, che generalmente si fa così con gli artisti. Non ti No. vestono loro, ti vesti tu, Sì. cioè decidi tu cosa mettere. Però Figurati che adesso, trucco e parrucco, però ci pensano loro, sì. Ah, certo. E come adesso l'11 di marzo devo partecipare alla corrida a Sassari. No, Sì, non quella di Carlo Conti. un'altra cosa. Capito? Perché mi hanno già avvisato. Mi hanno detto, Conci, sei proprio la grande. Ti abbiamo già invitato anche noi E prima. Certo. pensa adesso che chi non ti conosceva ancora, i nostri amici, e adesso si dice follower, io non riesco, i nostri amici di Cagliari Live Magazine e Cagliari Live TV, adesso Sono saranno tutti puntati sul tutti televisore, puntati da quindi me, tutti puntati anche da me. E se ti chiamassero all'estero, perché ovviamente la nostra Sì, televisione, la nostra vado lo stesso, vado lo televisione stesso, arriva sì, dovunque, vado lo stesso. eh? Quindi se ti chiamano dall'America, Vado lo stesso. si va? Vado, Concetta va. Concetta va, però può venire anche Basta Angelia, che mi visto che pagano il viaggio, però. Esatto. Beh, vado anch'io se pago il viaggio. Eh sì, certo, perché Così ti faccio io... la traduttore. Ma Allora, tu questa dote l'hai sempre avuta, come mi stavi raccontando, però l'hai tirata fuori dopo, giusto? Sì. E cos'è stata la molla che ti ha fatto dire, beh, adesso mi metto su un palco e canto? Sì, mi Qual hanno è stata anche la molla? mi hanno proprio attirato proprio il personaggio, quello che comanda per il cantante, capito? Comunque io adesso ti dico un esempio.
Allora, io ho cantato con Giuliano Marongiu sul che salutiamo, palco. Ciao Giuliano. Giuliano, ciao Giuliano. Poi ho cantato anche con un altro cantante. Mi hanno fatto tutti i complimenti, capito? Con Giuliano Marongiu già la seconda volta che canto con lui sul palco. E mi hanno fatto tutti i complimenti ad Assemini. A Semini, anche a Serramanna è venuto e ho cantato perché con lui. Non l'abbiamo detto, tu sei di? Serramanna. Di Serramanna. Quindi, amici di Serramanna, mi raccomando, seguitela. Seguitela, assolutamente. Che sono bravissima. Diglielo. Perché è bravissima? Mi ha detto di dirlo, mi ha detto lei. Allora, Conci, io so che non te l'hanno fatto fare in Rai. Ma siccome noi siamo leggermente, ma proprio pochino, più piccoli della Rai, non ti hanno permesso di fare dei saluti. Allora, io credo che sia il caso di farli, questi saluti, perché tu ci tieni a queste persone, quindi certo. Salutiamole. Allora, prima saluto al nostro che mi hanno invitato qui come ospite per partecipare a questa trasmissione, no? Ah, salutiamo, vai, Salvatore, ringraziamo il nostro regista, Salvatore, editore, Salvatore Gagau. Poi, le tue amicizie? Le due amicizie sarebbe te e lui, che siete proprio bravissimi, che mi avete accolto qua. E poi gli altri amici. No, leggo io. No, gli amici che c'ho io, gli amici che ho io, per esempio, che cioè abbiamo un gruppo a Serramanna, di Anna Marras, sarebbe anche Lucio con la moglie Clelia. E un saluto anche a loro, poi un saluto anche al sacerdote Don Pietro di Sant'Ignazio e Don Giuseppe di San Leonardo dell'altra chiesa. Poi un grande saluto anche al giardino dove vendono i fiori. Il fioraio, il piccolo giardino di via Roma, sempre di Serramanna, che mi hanno sempre accolto così bene anche loro. E tutti gli altri amici di Serramanna, tutti quelli che mi vogliono bene. Ma il tuo segreto qual è, Conci? Il tuo segreto qual è? Che mi piace cantare, che non ti devo dire? Mi piace molto cantare. Il segreto mio è quello. Avevo deciso quello da piccola, sempre cantare. Quindi non è mai tardi per la musica, c'è sempre tempo. Certo. Speriamo che vada tutto bene per tutto l'altro. Oh, poi ci rivediamo anche quando torni, Conci. Certo. Ovviamente. Certo. Io d'accordo, cara. Poi dovrò andare anche a altri posti in diretta e poi ve lo farò sapere, ok? Dobbiamo salutare anche gli amici della Sicilia, giusto, che ti ospiterà. Sì, da Marsala, dovevo andare a Marsala e anche a Palermo. Mi devono chiamare, sì, per andare a cantare lì. Me l'hanno già detto. Ormai... Nicola, Enzo, ciao! Ormai la stiamo perdendo nel senso che ce la stanno portando via. Certo. Ma lei rimarrà sempre qua nel nostro certo, cuore. Certo, rimarrò sempre con voi col cuore aperto. Io credo che Concetta, esattamente come lo fu Don Antonio, ma tanti altri, siano un ottimo esempio per i giovani. I giovani che non si buttano mai su niente, certo. E invece, soprattutto nella musica, ci vuole coraggio, ci vuole anima e ci vuole anche Concetta. Ci vuole il tuo spirito per fare un grande saluto anche al sindaco di Serramanna. Questo non me lo dimenticherò mai. Non potevamo non salutare un sindaco. Che si chiama? Come si chiama il sindaco di Serramanna? Ah, Gabriele Littera, è molto bravissimo. Un saluto al dottor Littera. Molto bravissimo, guarda, anche lui è molto bravissimo e tutti gli altri, vigili, eccetera, eccetera. Vigili del comune, tutto. Carabinieri, tutto. Un forza dell'ordine sempre. Ciao, un grande saluto, un bacio a tutti. Adesso tu hai salutato, saluto anch'io i nostri amici di Cagliari Live Magazine e Cagliari Live TV. Ricordandovi sempre di
seguirci sulle nostre pagine, quindi su sui nostri siti, quindi sul nostro giornale online su www.cagliarilivemagazine.it e la nostra vostra televisione www.cagliarilivetv.it. Se qualcuno mi suggerisce alla regia, io darei anche la posta elettronica, ma non me la ricordo mai. info@cagliarilive@gmail.com. Scusate, ho il suggeritore fuori regia, grazie Salvatore. Seguiteci. Come sempre, seguiteci e Conci, ci vediamo presto. Brava. Bravi, bravi. Ciao amici. Salvatore, ciao amici. Tutti e due, bravi, bravissimi. Ciao amici, alla prossima.